Grazie. Ieri Se... Conte ha annunciato che cambiano le sanzioni, ci sono delle multe molto alte. Ci spiega un attimo perché sono previste queste multe? Sì, qui io le rubo un minuto e approfitto della sua trasmissione anche per lanciare un appello al governo e alla maggioranza. Allora, noi come Associazione Funzionari di Polizia siamo estremamente favorevoli al fatto che si siano inasprite le sanzioni, anche se si passa da sanzioni penali a sanzioni amministrative, indipendentemente da quello che comunemente si può pensare, le sanzioni amministrative spesso sono più afflittive, più rapide e più efficaci di alcune sanzioni penali, visto che il 650 è un reato contravvenzionale. Le devo dire, e vorrei dirlo al governo e alla maggioranza, che siamo rimasti delusi del fatto che nel provvedimento non sia previsto il fermo amministrativo del veicolo, quando questo ovviamente viene utilizzato per commettere la violazione. Questo lo diciamo perché, non perché vogliamo essere vessatori nei confronti delle persone, lo diciamo perché mentre abbiamo facilità di controllare gli Certo. spostamenti nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei porti, il traffico veicolare, per come è composta la nostra rete stradale, diventa molto più difficile e abbiamo bisogno di una norma che, da un lato, faccia riflettere due volte prima di mettersi in macchina e, dall'altro, sanzioni chi evidentemente è riottoso ad accettare queste disposizioni. Quindi io mi auguro davvero che questo aspetto possa essere riconsiderato e valutato Ok, con quel senso di è molto responsabilità chiaro. che tutti Gelemicchio può abbiamo. fare una domanda Sì, da no, quella punta. una cosa magari di dettaglio che io non ho capito bene, magari la stanno ancora definendo, ma che vuol dire multe da 400 a 3.000 euro? Non è precisamente la stessa cifra. Quando si rischia 400 e quando si rischia 3.000? 3.000. Cioè, come lo definite? Sì, allora, premesso che poi il termine multa per gli addetti ai lavori, siccome è una sanzione di natura Vabbè, penale, può insomma. indurre in errore. Noi parliamo di sanzione amministrativa che ha, come si chiama, un limite edittale, cioè si va da un minimo a un massimo. Il minimo e il massimo viene applicato in base a diversi fattori, alla gravità dell'infrazione. Un conto è se ci troviamo, per esempio, in tre tutti insieme senza rispettare le distanze di sicurezza, un conto è se siamo in una moltitudine. Un altro elemento Guarda a fondamentale Napoli che diventa l'eventuale moltitudine. recidiva, cioè abbiamo un soggetto che già è stato controllato e già è Certo. stato sanzionato. Quindi, in ragione di alcuni elementi Scusi, la guaniti, ma Napoli è oggettivi, prego. moltitudine però, guardi là. Dottoressa, cosa le devo dire? Io ho parlato, guardi, pochi minuti fa, pochi minuti prima del collegamento, ecco perché non avevo seguito bene la storia del matrimonio, con un mio collega che lavora durissimamente proprio in Campania e proprio lui mi ha detto: occorre sollecitare, la necessità di sanzioni adeguate. Perché qui, stiamo facendo molta, molta fatica. Ci Allora, impegniamo io con tutti credo gli che su uomini che questo rischiano, possiamo chiedere però anche ci un grande sembra. aiuto al direttore del Mattino Federico Monga, perché credo che veramente vanno sensibilizzati tutti. Per fortuna in Campania i casi sono ancora pochi, e quindi, come ci hanno detto anche i medici, ma è così che si evita che si arrivi alle tragedie del nord. Quindi se la gente non lo capisce bisognerà dirglielo in tutte le forme. Federico, secondo me appunto, insomma, io da napoletano ho già fatto molti appelli, però penso che anche voi volete fare un gran lavoro col mattino.